Dunque, allora, l'incontro del Sisi ha, come è noto, un'intenzione strategica molto importante, che è quella di riuscire a portare la ricerca dentro la scuola di psicoterapia. Questo perché? Perché l'importante a nostro avviso è che gli studenti, non che gli studenti diventino dei ricercatori, se succede va benissimo lo stesso, tanto guadagnato, ma non è tanto questo l'obiettivo. L'obiettivo è che abbiano una grossa familiarità con la ricerca, in diversi sensi. Uno, che abbiano la capacità di riferirsi sistematicamente alla letteratura e scegliere il tipo di interventi da svolgere. Secondo, un altro aspetto importante, sempre su questa linea, è quello di apprendere l'abitudine di misurare l'efficacia degli interventi che fanno, perlomeno di avere una sensibilità in questa direzione qui, e dall'altra parte anche di riuscire a fondare gli interventi su una conoscenza scientificamente fondata dei processi psicopatologici. Questo è l'altro aspetto, a nostro avviso, importantissimo. Quindi, in buona sostanza, immaginare uno psicoterapeuta che si riduce ad applicare delle tecniche o a mettere in atto la sua esperienza terapeutica, relazionale, eccetera, senza fare cieco, quindi senza fare riferimento a una letteratura scientifica che tra l'altro cresce costantemente, significa invece che costruire un professionista, costruire una persona che tutto più è uno che conosce il mestiere. Questa è un po' la differenza, perché socialmente pesa chi conosce i fenomeni di cui si occupa, pesa chi è in grado di dimostrare l'efficacia di quello che fa. Questo è, anche dal punto di vista semplicemente sociale, ha un'importanza, no, molto importante dal punto di vista etico, evidentemente. Credo che da questo punto di vista, quindi, realizza questa intenzione. Questa edizione rispetto alle precedenti, secondo me, dimostra un notevole incremento, perché la sensibilità diffusa all'interno di un numero enorme di studenti di psicoterapia hanno una sensibilità diffusa nei confronti del dato che dimostra l'efficacia di quello che fanno, un'attitudine sistematica a pensare e misurare quello che fanno, un'attitudine sistematica a chiedersi in maniera scientifica che cosa succede nella mente del paziente. Questo è stato dimostrato in un modo assolutamente eclatante. Oltre a questo, sì, è anche interessante un'altra ragione, perché altre due ragioni secondo me. Una è che uno è questa volta davvero, anche l'altra, ma questa è più delle altre volte, uno esce, io esco avendo spunti, avendo imparato delle cose, con delle curiosità, quindi arricchito. Quindi non è un semplice esercizio, non è il saggio di fine anno, ma è un convegno scientifico e produttivo a tutti gli effetti. Questa è una cosa. Un'altra considerazione che va fatta è che è un momento conviviale per gli studenti, e questo non è banale, perché significa facilitare una rete di conoscenze per un futuro professionista. E una rete di conoscenze per un professionista sicuramente è qualcosa di molto importante. Quindi c'è anche questa dimensione interpersonale, relazionale, sociale, che con Assisi, mi sembra abbastanza trasparente che si è realizzata. Basta pensare alla serata di ieri sera, mi sembra abbastanza evidente che si è realizzata una conoscenza e quindi una possibilità di scambio e di relazione in una rete, appunto, professionale e sociale. Bene, grazie per la Grazie a disponibilità. voi.